Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringiluca Tech e come potete vedere siamo in una location un po' diversa, dato che sto effettuando delle modifiche all'interno del mio studio. Vi chiedo scusa un po' per l'audio, ma c'è un po' di vento oggi ed era l'unico modo per registrare. Tornando a noi, oggi parleremo delle Apple AirPods e di come hanno funzionato nell'ultimo periodo. Scopriamoli insieme dopo la sigla. Come avrà potuto notare, chi mi segue soprattutto sui social, ho utilizzato queste cuffiette praticamente ogni giorno e in tutte le mie fasi della giornata, sportive, lavorative e a casa. Chi è interessato a questo tipo di prodotto avrà visto già sicuramente una delle migliaia di recensioni che ci sono qui su YouTube. Proprio per questo io oggi non voglio fare una recensione, ma voglio fare una vera e propria chiacchierata con voi. Ovviamente voi non potrete rispondermi, a meno che non avete voglia di scrivermi qui sotto nei commenti, per quanto riguarda questo prodotto, dato che nell'ultimo periodo ho avuto un piccolissimo problema che mi ha impedito il loro utilizzo. L'ultimo periodo, ovvero negli ultimi giorni, sono andato ad effettuare il classico processo di attivazione e connessione al mio smartphone. Ovvero ho aperto il case, ho preso la cuffietta, inserita nel mio padiglione auricolare. A questo punto c'è stato un piccolissimo problema. Di solito c'è un effetto sonoro che ti avvisa che le cuffiette sono attive. Questo non c'è stato e proprio per questo sono andato a controllare sul mio iPhone se per caso il Bluetooth fosse spento. Questo era attivo e funzionante. Allora mi sono reso conto che le AirPod avevano un qualche piccolissimo problema. Ma non mi sono arreso così facilmente, quindi sono andato nelle impostazioni Bluetooth per andarle a connettere e quindi a effettuare il pairing manualmente. Ci ho provato, questo è avvenuto con successo, ma dopo qualche minuto di utilizzo le AirPods si sono risconnesse. Dopo svariati tentativi ho deciso di contattare l'Apple Store per chiedere spiegazioni. E dopo una mia accuratissima spiegazione del problema sono riusciti a risolvermelo solo prenotandomi un appuntamento presso l'Apple Store più vicino a me. Quindi ragazzi, vi chiedo scusa per il ritardo della vera e propria recensione su questo prodotto, nel quale vi parlerò di tutte le mie impressioni su di esso, ma avevo intenzione di portare qui su YouTube e quindi sul mio canale un video dedicato a questo mio problema e alla sua risoluzione più veloce. Ragazzi, il video finisce qui, devo per forza terminare dato che si sta alzando un vento incredibile, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale qui sotto, seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Noi ci rivedremo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.